Ciao, ciao a tutti, bentornati e bentrovati sul mio canale Fantasie di Terry. Oggi andiamo a fare un video collaborazione con l'azienda Cobiz e andremo a realizzare quello che vedete qua davanti, questo carinissimo bracciale con l'ametista, l'ematite e le Miyuki in rose gold. È un bracciale, non è molto difficile da realizzare, come ora vedrete, è anche adatto per le principianti, per chi inizia a perlinare da pochissimo e direi che è veramente delizioso. Se me lo mettesse a fuoco, ve lo faccio vedere nel dettaglio un attimino. Allora, eccolo qua. Vedete? Ho messo questo moschettone sempre in oro gold, in rose gold. E poi al centro, come potete vedere, ho messo 5 perle di agata e poi questo modulino molto semplice che adesso vedrete come lo andremo a realizzare. Dunque, questo è oggi il video tutorial che facciamo in collaborazione. Mi sistemo i materiali e vi dico subito quello che ci serve. Eccoci qua. Allora, i materiali che ci servono sono queste perline della Miyuki che sono 1110. Vi faccio vedere il codice che è questo qua. Se me lo metto un pochino a fuoco, eccolo. Poi ci serviranno queste bellissime perle che sono da 8 mm e sono in ametista e il codice è questo qua. Poi ci servono queste perle che sono in ematite e il colore è rose gold e questo è il codice. Poi ci serve un moschettone, un anellino, ago, filo e questo è tutto quello che ci serve. Mi sistemo i materiali e iniziamo subito. Allora ragazzi, eccoci qua. Io, come potete vedere, mi sono sistemata tutto il materiale sul tavolo. In questo caso, come avete visto il bracciale che vi ho fatto vedere, il centrale è composto da 5 perle in ametista. In questo caso, questo lo andremo a fare con 4, in modo che viene più piccolino. Infatti, voi in base alla lunghezza vi potete gestire il centrale se farlo o di 5 o di 4 o di 3. In questo caso, io lo vado a fare da composto da 4 perle in ametista da 8 mm. Quello l'ho fatto da 5 perché per il mio braccio è un pochino più larghetto. Questo lo andremo a fare con 4. Quindi io adesso nell'ago sono andata a mettermi, come potete vedere, 4 perle in ametista da 4 mm. Vediamo se me lo metto a fuoco. Sono andata a farmi il mio ripasso chiudendolo con diciamo due nodini e adesso mi trovo ad uscire dalla perla delle matite. Ok, adesso andiamo a mettere sul lago 7 11 0 per formare il cappiolino ed entriamo dalla parte dell'ametista opposto da dove stiamo entrando, quindi in questa maniera qua si va a formare questo anellino che adesso mi ripasso un paio di volte per rinforzare. Quindi abbiamo messo 7 11 0 nell'ago e vado a ripassare. Naturalmente il bracciale io l'ho fatto con l'ametista, ma voi lo potete fare sia con le perle e sia con altre pietre dure, sempre da 8 mm. Ok, questo è quello che ci troviamo. Adesso io mi passo nelle perle in ematite, sia in questa che in questa. Un attimo che mi vado a sistemare meglio il telefono. Un pochino più veloce. Ok, andiamo, metti a fuoco per favore.
mi trovo quindi ad uscire da questa perla e vado a mettere sul lago 4 11 0, una perla di ametista da 8 sai che mi devo sistemare meglio la base del telefono e altre 4 11 0. Intanto questa la facciamo così, andiamo tutto alla base del filo, vedete? E vado a rientrare nella perla e le matite dalla parte opposta da dove sto uscendo e andiamo a formare questo. Un attimo che mi sistemo meglio la base del telefono. Ok, quindi siamo qua, sto uscendo dalla perla e le matite. Vado a rientrare nelle 4 11 0 e nella perla in questa maniera qua. Adesso di nuovo mi vado di nuovo a mettere, vedete, è molto semplice, di nuovo 4 11 0, la perla in ematite e 4 11 0. Eccole qua e vado a rientrare dalla parte opposta da dove sto uscendo. Ci riuscirò? Ok. E andiamo a formare questo. Di nuovo rientro nelle mie 4:11 e nella perla in ematite ed esco. Vado di nuovo a mettermi sul lago, 3 perle in ematite da 4 mm e vado a rientrare nella perla in ematite dalla parte opposta da dove sto uscendo e andiamo a formare questo. Vedete? Alla fine dobbiamo fare sempre la stessa cosa. Di nuovo rientro nelle perle in ematite. E che cosa vado a fare di nuovo? Vado di nuovo a rimettermi le 4 11 0, la perla da 8 e le 4 11 0. Allora, questo discorso qua lo dobbiamo ripetere queste perle per 3 volte e poi ci vediamo perché dobbiamo fare il centrale, ok? Eccoci qua ragazze, quindi siamo arrivate a fare il centrale. Abbiamo messo le 4 perle in ematite e adesso andiamo a mettere sul lago 4 11 0, la perla da 8 e 4 11 0. Rientriamo dalla parte opposta da dove stiamo uscendo, dalla perla in ematite e abbiamo formato questo qua, sempre lo stesso di quello che abbiamo fatto. Adesso l'unica, diciamo, cosa diversa che faremo, un attimo che mi faccio vedere, non mi sono nascosta. Allora, siamo qua. Che cosa andiamo a fare? Intanto entriamo nella perla ed usciamo. Invece di 4, 11, 0, ne andiamo a mettere 5. Quindi 5, 11, 0, la perla in agata, in ametista, scusatemi, e di nuovo 5, 11, 0. L'unica cosa diversa è questa qua, perché le perle, essendo un pochino più grosse, dobbiamo dare un pochino di spazio in più e quindi vado a rientrare di nuovo dalla parte opposta da dove sto uscendo. Ecco, vedete? E questo io lo faccio per 4 volte perché ne metto 4 come vi ho detto all'inizio perle. Voi fatelo per quante volte, quante perle dovete mettere. Quindi, vedete?
Ok, ne facciamo un'altra insieme. Quindi 5, 11, 0, la perla in ametista e 5, 11, 0 e rientro dalla parte opposta da dove sto uscendo in questa maniera qua. Vedete? Di nuovo facciamo l'ultima insieme, rientriamo di nuovo nella perla e di nuovo andiamo a mettere a fuoco 5 11 0, di nuovo la perla di ametista. Queste perle di ametista sono molto belle, a me piacciono tantissimo. L'ametista è una delle mie pietre preferite. Altre 5, 11. E rientriamo di nuovo dalla parte opposta da dove stiamo uscendo. In questo caso io ho completato la mia sequenza. Quindi vado di nuovo a rientrare nelle 5, 11, 0. Esco e rientro nella perla. In questo caso, che cosa andiamo a fare? Andiamo a fare adesso la parte questa qua, quindi ritorniamo indietro. In questo caso andiamo a mettere 4 11, la perla di ametista e 4 11 e di nuovo il bracciale si fa come abbiamo fatto prima, non c'è niente di diverso. Facciamo tutto e poi arriviamo alla fine e vi faccio vedere come fare di nuovo qua il cappiolino e completare il passaggio qua dove rimangono questi spazietti. Vedete? E adesso questo lo facciamo insieme. Quindi sto uscendo dalle 11.0, rientro nella perla in ematite, vai, metti a fuoco. E di nuovo, allora, e di nuovo ad ammettere 3 perle in ematite. E vado di nuovo a rifare quello che ho fatto prima. Quindi non c'è niente di diverso, ok? E ci vediamo prima della fine. Allora, ragazze, allora vi faccio vedere qua un attimo. Vedete? Sono alla fine del bracciale. Quindi, adesso che cosa dobbiamo fare? Prendiamo le tre ultime perle in ematite e stiamo uscendo da questa. Metti a fuoco e rientriamo dall'altra parte. Ecco qua. Adesso mi ripasso qua nelle prime due ed esco perché andiamo a mettere il moschettone e quindi sto uscendo quindi dalla perla in ematite. Vado a mettere sul lago 3 11 il mio moschettone e altre 3 11. Eccole qua, vedete? E rientro dalla parte opposta da dove sto uscendo, quindi tiriamo bene. Ecco che il mio moschettone si va a posizionare in questa maniera qua. Vedete? Adesso mi ripasso dentro e di nuovo faccio un paio di giri dentro il, diciamo, l'anellino che ho formato e poi ci vediamo qua e vi faccio vedere come proseguire. Ok? Nel frattempo mi fate sapere che cosa ne pensate di questo bracciale, se vi piace. E gli orecchini che ho fatto sono, diciamo, alla fine ho fatto una pariur, quindi bracciale e orecchini. Ok, adesso sto uscendo, quindi vi faccio vedere dalla perla in ematite e vado a rientrare nella perla in ematite e anche in questa ed esco, mi giro l'oro per comodità e siamo qua. Quindi vado ad entrare nelle 4.11.0 se metti a fuoco che abbiamo messo prima. Ed usciamo. Che cosa dobbiamo mettere in questo spazietto qua? In questo spazietto andiamo a mettere una 11 0, una, mi raccomando, una.
in questa maniera qua. E lo spazietto si va a sistemare in questa maniera. E questo lo dobbiamo fare in tutti gli spazietti che ci sono nel bracciale. Poi di nuovo giriamo, facciamo la stessa cosa dall'altra parte e diciamo che il bracciale è completato. Adesso io me lo vado a fare anche qua, mi raccomando, nel centrale, sempre una, sempre una. E ci vediamo alla fine, ok? Ciao ciao. Ragazzi, eccoci qua, il bracciale è completato. Penso che non sia molto difficile da realizzare. Vedete? Questo è il moschettone che io ho messo. Un attimino che me lo vado ad agganciare così ve lo faccio vedere. Spero che vi piaccia. Andate a dare anche un'occhiatina al sito della Cobiz, perché ci sono veramente tante cose carine, tanto tanto materiale per noi creative. Eccolo qua, con quattro elementi centrali, e devo dire che molto ma molto carino veramente. Io ho messo questo moschettone, ma volendo si può mettere anche un altro tipo di chiusura. Spero che vi piace. Questo qua è tutto. E mettete un bel like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e così non perderete le varie notifiche che ci saranno ora in avanti. Io vi mando un grande abbraccio e ci vediamo al prossimo video. Ciao, ciao a tutti, ciao ciao!